Siamo in una valle qualsiasi a nord del Piemonte, non vi dico dove, ma sappiate che quello è il rifugio Maria Luisa e sappiate che questa è la diga di... Cosa c'è di importante nella diga di... Che l'alimentazione del lago arriva da quella presa che è sulla cima di P e porta l'acqua, vedete, sul lago di... E sulla diga di abbiamo le mire mobili. Cosa sono le mire mobili? Sono delle apparecchiature di alta tecnologia che consentono ai guardiani di effettuare le collimazioni semplicemente togliendo un supporto. Eccolo qua, vedete? Togliendo questo supporto qua, il congegno di mira è pronto e si può mettere teodolite e verificare se la diga si sposta e di quanti micron si sposta rispetto al passo di San Giacomo che è là in fondo. Vedete? Ma la cosa strana sono queste costruzioni qua, che sono veramente strane. Mi sfugge veramente il senso di mettere delle robe del genere su una diga. Mi sfugge veramente, non si capisce. Non ho la benché minima idea di cosa servano. Anzi, forse adesso ce l'ho. Ecco, ma che figata! Ma non ci avevo mica pensato prima. Ma che posto magnifico questo! E poi abbiamo la casa di guardia, eccola lì. I guardiani vivono lì. Vi ricordo che siamo nella diga di e siamo a nord del Piemonte, in un posto qualsiasi dove là c'è il passo di San Giacomo. Abbiamo anche, vabbè, ci sono passato prima ma non ve l'ho detto, quella costruzione lì il cui senso mi è completamente sconosciuto e basta. Poi abbiamo questi, quei pali là sopra che non capisco a cosa servono, ma fa niente. Comunque, dal lago di è tutto. Arrivederci.